un sopralluogo per vagliare possibili soluzioni e migliorare così la viabilità e soprattutto mettere in sicurezza i pedoni in uno dei punti nevralgici per la città. Alcuni componenti della consulta ambiente e territorio ed in particolare il coordinatore Nello Ambra, Santo Gatto e Gianmarco Caruso insieme all'assessore Giuseppe Tumminelli e all'ispettore capo della Polizia Municipale Diego Gioia hanno effettuato un sopralluogo tra Viale Luigi Monaco e Via Due Fontane per valutare le proposte avanzate dalla consulta. Quest'ultima infatti propone di smaltire il traffico presente all'incrocio tra Via Due Fontane e l'ingresso per lo scorrimento veloce, aprendo la strada di collegamento con Viale Luigi Monaco. L'istanza che abbiamo presentato un paio di mesi fa all'amministrazione comunale è stata relativa alle problematiche che ci sono nella parte nord della città e quindi mi riferisco all'imbocco della strada Via Due Fontane oppure venendo dallo scorrimento veloce verso l'ospedale. Qui le macchine debbono fare un giro vizioso, diciamo, che debbono attraversare la rotatoria che c'è tra Viale Luigi Monaco e Viale della Regione. Questo comporta un notevole traffico, un imbottigliamento e comporta anche perdita di tempo, perdita anche di denaro, perché è benzina, carburante che si impiega di più, si inquina. Invece quello che abbiamo noi richiesto dando le soluzioni del problema è questa strada che noi vediamo, se viene fatta in maniera a doppio senso, quindi si evita di fare tutto questo giro vizioso. Alla mancanza di marciapiedi sul lato della strada nel tratto compreso tra Via Due Fontane e la rotatoria che collega Viale della Regione e Via Luigi Monaco, la consulta propone la creazione di attraversamenti pedonali e di una passerella sospesa. Noi stiamo suggerendo di creare un piccolo passaggio, una piccola via di un metro, in modo che si possa attraversare in maniera in enorme sicurezza. E questi problemi purtroppo ce l'hanno anche i disabili o coloro i quali hanno problemi di deambulazione. L'altro problema enorme che stiamo noi vedendo è quello che dalla parte dei carabinieri a venire sempre verso la parte verso Due Fontane, noi stiamo suggerendo di creare una passerella. Poi qui ci sono 12 fari che dovrebbero, usiamo il condizionale d'obbligo, dovrebbero illuminare tutta la zona di sera. Ebbene, su 12 ne funziona solo uno e quindi, oltre al problema del pedone, significa che qui la sera è buio pesto. Questo è già il secondo sopralluogo che facciamo con la consulta. Devo dire che la consulta ha avanzato delle proposte che peraltro sono già pervenute anche dalla terza commissione consiliare ambiente e per quanto riguarda un discorso di rimodulazione del traffico con la possibilità di realizzare in questa zona due rotatorie che potrebbero snellire ulteriormente il traffico. Detto questo, altre proposte che abbiamo potuto vedere e osservare quest'oggi riguardano, da un punto di vista di sicurezza pedonale, la realizzazione di un marciapiede che costeggia un'area che è di proprietà della provincia e per la quale chiederemo proprio alla provincia un incontro per capire se c'è la possibilità da parte loro di poter realizzare questo marciapiede o di poter cedere una porzione di questa loro particella al comune al fine di realizzare proprio questa passerella. Si parla anche di illuminazione carente che però non riguarda solo il comune di Caltanissetta, perché essendo questo uno svincolo, quindi è anche responsabilità di altri enti, non quindi solo del comune di Caltanissetta.